Rosarno, catturato nel suo regno il latitante Francesco Pesce. Ai carabinieri sono diventato un personaggio. Pesce Francesco, detto Ciccio Utestuni, nato a Gioia Tauro nel 1978, è il primogenito del capocosca Pesce Antonino, classe 53, in atto detenuto. Rosarno, 10 agosto 2011. Il latitante Pesce Francesco, classe 78, capocosca, inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi, stilato dal Ministero dell'Interno, catturato dai carabinieri del comando provinciale del ROS di Reggio Calabria e dello squadrone eliportato cacciatori a Rosarno, ieri sera è stato sorpreso in un bunker interrato, collocato all'interno del cortile dell'azienda Demol Sud di Rosarno. Il bunker era delle dimensioni di circa 40 metri quadri, composto da tre locali, cucina, bagno e camera da letto, al quale si accedeva mediante botola azionabile da meccanismo elettropneumatico attivato da telecomando, con impianto di videosorveglianza attivo e aria condizionata, collegamento ad internet e televisione con parabola. Insieme a Pesce Francesco è stato arrestato anche il rosarnese Pronesti Antonio, classe 67, responsabile del reato di favoreggiamento personale con l'aggravante mafiosa previsto dall'articolo 7 legge 203/91, titolare della ditta Demol Sud SAS, ove era stato realizzato il bunker, attiva nel settore delle autodemolizioni e munito di autorizzazione prefettizia per l'attività di deposito giudiziario. Pesce, al momento della cattura, non aveva proferito parola ai carabinieri che lo avevano catturato dopo la nottata trascorsa nelle camere di sicurezza del comando provinciale, prima di essere tradotto in carcere. Sorridendo, proferiva ai militari le seguenti parole: «Sono diventato un personaggio».
Ciao, guarda il porto.